Ecco qua, è stata fatta la lettura della parola di Dio dal libro dei Proverbi. Il libro dei Proverbi è al capitolo 29 per 15 versetti e ci sono già state delle persone che sono andate e venute, varie persone che sono intervenute, persone che vanno, persone che vengono. Noi li ringraziamo per la loro presenza, per la loro pazienza. Ecco qualcuno che saluta di là, bravo. E qui c'è Edith pure, ci sono questi bravi ragazzi, grazie. C'è Tudor di là, ci sono persone che sono andate via e poi abbiamo avuto questo bravo ragazzo che si chiama Manolito che ha fatto una domanda riguardo a questi omosessuali che vogliono fare una Bibbia loro. La risposta è sì, è vero. Io non l'ho sentita la notizia, ma sicuramente è vera. E la Bibbia li condanna apertamente. Ecco perché vogliono inventarsi una Bibbia loro. Ci sono omosessuali di tutte le religioni, qualsiasi religione che ti viene in mente, di tutte le denominazioni, protestanti, cattoliche, evangeliche, ortodosse. E quindi sicuramente vogliono farsi una Bibbia loro. Ma non riusciranno a fare una Bibbia autentica, perché la parola li condanna apertamente. Preghiamo che il Signore possa suscitare il suo spirito in queste persone, possano ravvedersi affinché possano accettare il Signore e avere la vita eterna. E ringraziamo il Signore per la sua parola, per quello che Lui ci dà tutti i giorni. Bisogna avere solo un po' di pazienza e grazie a Dio. Chi questo rumore, fratello?